Maxi operazione della Polizia Postale su tutto il territorio italiano. Oltre 300 uomini della Polizia Postale hanno eseguito perquisizioni ed arresti in flagranza in 53 province e 18 regioni italiane. Si tratta della più imponente operazione di polizia degli ultimi anni contro la pedopornografia online. Dopo 2 anni di indagini condotte sotto copertura, svolte con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale, sono state identificati 432 utenti che, sfruttando le potenzialità delle diffusissime applicazioni WhatsApp e Telegram, partecipavano a canali e gruppi finalizzati alla condivisione di foto e video pedopornografici, ritraenti vere e proprie violenze sessuali su minori. Gli abusi in particolare riguardavano prevalentemente bambine e bambini in tenera età e in alcuni casi anche neonati. Dei 159 gruppi individuati dagli investigatori della Polizia Postale, 16 erano delle vere e proprie associazioni per delinquere, al cui interno era possibile distinguere promotori, organizzatori e partecipanti con ruoli e compiti ben definiti. Ciascun gruppo era regolato da precise e severe norme di comportamento finalizzate a preservare l'anonimato del sodalizio criminale, oltre che dei singoli partecipanti. La violazione di tali regole comportava infatti l'espulsione da parte degli amministratori. Sono 81 gli italiani identificati dalla Polizia Postale in tutta Italia, 2 dei quali un ottico con collaborazione universitaria e napoletano di 71 anni ed un disoccupato veneziano di 20 anni. Promuovevano e gestivano gruppi pedopornografici, organizzandone l'attività e reclutando nuovi sodali provenienti da ogni parte del mondo. Nel territorio campano sono state eseguite 7 perquisizioni, di cui 4 nella provincia di Napoli, 2 in quella di Caserta e 1 nella provincia di Salerno. L'attività di polizia giudiziaria eseguita ha portato al sequestro di numerosi dispositivi in uso agli indagati. A seguito degli accertamenti informatici sono stati rinvenuti gli account utilizzati per lo scambio di materiale pedopornografico. Uno degli indagati, un 25enne napoletano, è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di foto e video a carattere pedopornografico che ritraevano violenze ed abusi su minori in tenera età.